Ben ritrovati con Supergol. Questo è l'appuntamento numero 12 di questa stagione, che verte quasi esclusivamente, almeno per le vicende calcistiche e agonistiche, su quelle biancorosse del Teramo, ma svariamo spesso, o almeno ci proviamo, anche ad analizzare temi che con il calcio di Serie C hanno molto a che fare. Ricorderete che abbiamo riportato in cronaca, lo ribadiamo seppur velocemente, perché in un'intervista su scala nazionale, credo proprio l'ADS, ieri il vicepresidente della Lega Pro, la ragazza, l'attrice, alla quale mi sfugge il nome in questo momento, ha però ribadito con forza che il calcio di C deve necessariamente fare un passo indietro e tornare alla Capotondi, e deve tornare ad essere semi-pro. Ecco, questo è un argomento che abbiamo trattato 7 giorni fa, che rispolveriamo per un attimo e poi per il quale facciamo il tifo, insomma, perché solo così forse le squadre di C torneranno ad avere un po' di autonomia in più, o comunque recupereranno dei soldi. Teramo, io credo che si possa parlare di un passo indietro rispetto anche alla gara di Fermo, che non fu giocata bene ieri, perché ieri il Teramo ha giocato contro una squadra che di problemi ne ha. E ha rischiato di perdere. Se non ci fosse stata quella reazione, quel gol in mischia di Barbuti del 2-2, il Teramo avrebbe perso contro una squadra che si presentava al Bonolis, al di là adesso di Alvini, che è bravo, della squadra che è quasi analoga all'anno scorso, eccetera, ma si presentava con uno score che diceva 2 reti segnate in 10 partite. Insomma, ne ha fatte 2 a Teramo, ha rischiato di vincere. Qualcosa, insomma, non va. Consentitemi di seguire con attenzione Antonino Asta, che lasciò Teramo dopo 1 milione di pareggi consecutivi. Perdeva poco, ma vinceva mai, lo ricorderete. Poi fu esonerato. Vabbè, la carriera di un allenatore viene contraddistinta anche da questo. Ha preso la Pistoiese e ha giocato 2 partite. Chi segue il calcio sa che le ha pareggiate tutte e due, una in trasferta e una in casa. Lo seguiremo con attenzione. Vetrina per gli esoneri, vi aggiorno, siamo a 8, è saltato Gianni Chedda, allenatore della Pro Piacenza, sta per saltare, potremmo andare a 9, Fontana sulla panchina della Casertana. E a proposito di panchine, oggi è stata assegnata la panchina d'oro per la Serie C ed è andata all'allenatore più giovane, credo in circolazione, che è Paolo Zanetti, per l'ottimo campionato dello scorso anno alla guida del Sud Tirol. E poi c'è una pagina triste del calcio che ogni tanto torna in cronaca, non è la prima volta, speriamo sia l'ultima. È stata pubblicata oggi dal Corriere dello Sport, abbiamo anche la foto di questa, ecco, l'arbitro aggredito che ha rischiato la vita, ha rischiato davvero la vita, questo ragazzo di 24 anni, di Ciampino, si chiama Riccardo Bernardini, dirigeva una gara del campionato di promozione laziale, esattamente Virtus Olimpia Atletico Torrenova, ha espulso 2 giocatori di casa sul finire della partita, poi hanno segnato gli ospiti nel pieno recupero. Vi potete immaginare, insomma, il clima che si è venuto a determinare. 2 o 4 ancora da individuare sono entrati nello spogliatoio, lo hanno preso a schiaffi, il ragazzo è caduto, ha battuto violentemente la testa a terra, ha perso sangue, si è fermato a la respirazione, è stato salvato per miracolo dal massaggiatore della squadra di casa e dalla sua ragazza infermiera che era sugli spalti. Poi è intervenuto il 113, insomma, il ragazzo adesso è fuori dal pericolo, ma insomma ha rischiato veramente la vita. Una brutta pagina nello sport di oggi, che non vorremmo mai raccontarvi e che non vi abbiamo raccontato se non raccolto dalle pagine del Corriere. Vi presento gli ospiti della serata, ad iniziare ovviamente dall'immancabile Tonino Valbruni. Mister, Buonasera, buonasera a grazie per tutti. essere con noi, buonasera. Buonasera. Ritrovo con molto piacere alla mia destra, e ci sarà anche un lato scenografico particolare nell'ambito di questa trasmissione, Alfredo Napolitani, perché è arrivato un po' in ritardo, aveva una cosa urgente da fare, l'ha Buonasera. fatta. Sì. Però ha bisogno adesso dello sviluppo che seguirà nel corso di questa trasmissione. Quindi seguiteci perché è un momento particolare. Ritrovo con piacere Federico Schiavoni, avvocato fiduciario dell'Associazione Italiana Grazie. Calciatori Abruzzesi.
Grazie. Grazie a Grazie te dell'invito. Federico, grazie per aver accettato il nostro invito e ritrovo con piacere Adalino Di Marcantonio. Stasera arriverà almeno una mail e un WhatsApp in meno, perché non credo che riuscirai a scriverlo Sicuramente. anche da qui, però grazie Vero. comunque, grazie per essere con noi, Buonasera, grazie a voi. anche perché tu in momenti non sospetti, quando noi ci esaltavamo, gli dicevi calma, restate con i piedi per terra, infatti è successo tutto quello che noi sappiamo. E c'è un altro aspetto che voglio, con il quale voglio aprire questa trasmissione. Sarà supportato dalla messa in onda di un servizio. Cose note, insomma, perlomeno io l'ho scritto ieri su econews.it. Chi segue il nostro sito sa di cosa sto parlando. Seguiamo questo servizio. Quando subisci 13 reti su 13 nei secondi tempi, la domanda sul perché bisogna porsela. Ha ragione Maurizi che, dopo il 2-2 con l'Albino Leffe che va accettato, ha evidenziato proprio questo dato statistico. L'1-2 dei bergamaschi nel quarto d'ora iniziale della ripresa, infatti, ha messo la gara in forte salita, ripidissima, tant'è che l'11 di Alvini ha avuto più di una possibilità, almeno potenziale, per chiuderla. Sul dato statistico, non dipende dalla sola condizione fisica, ha dichiarato il mister del Teramo, ma da tanti ingredienti che costituiscono l'essere squadra. In effetti il Teramo denota dei limiti, proprio come assetto di squadra, evidenti in particolare nel pacchetto offensivo, pur vantando una linea di mediana che addirittura abbonda e che può permettersi di tenere in panchina Ranieri, ed una difensiva che quantomeno vale la media del campionato. Non conoscessimo Bacio Terracino avremmo dubbi anche su di lui, mentre per Piccioni questa sembra essere davvero una stagione sfortunata, nata male e che si sta sviluppando peggio. Bene avrebbe fatto se avesse evitato un alterco l'attaccante del Teramo con qualcuno in tribuna al termine della gara. Barbuti, zitto zitto, giocando molto meno, di gol ne ha segnati due. Almeno a lui non si può chiedere tanto di più. Ma non basta, perché tutto il resto è frutto di reti messe a segno da centrocampisti e da difensori. Ranieri, De Grazia, Caidi, due ciascuno, Speranza, Spighi, uno. Più la marcatura dello stesso Bacio al Gubbio. Poco, decisamente troppo poco. E poi resta in piedi il dubbio amletico dei secondi tempi. Non può essere un caso che si prenda gol solo nella seconda parte di ciascuna gara. Se la condizione fisica non c'entra, allora i problemi vanno individuati nella fragilità mentale della squadra, nella media della gioventù che è elevatissima e nel lavoro che compete ancora allo stesso mister, al quale spetta pertanto un compito molto difficile e che richiederà tempo. Avremmo preferito ipotizzare una grave lacuna tecnica. Se è di natura non fisica, ma mentale, sarà dura. Allora, noi abbiamo tifosi, ex calciatori, operatori di calcio che possono rispondere meglio di chiunque altro a questo interrogativo. Il male di una squadra che prende gol solo nella ripresa, ma li prende con frequenza e ne prende 13 in 11 partite, tutte nel secondo tempo, qual è, Valbruni? Io, vedendo la partita ieri, ho visto un Teramo inizialmente aggressivo, un Teramo che poteva chiudere anche la partita dopo aver fatto il gol con De Grazia, e mi sono fatto, diciamo, questa domanda. Il Teramo nel secondo tempo sicuramente subirà l'avversario. Perché subirà l'avversario? Se riusciva a chiudere la partita le cose si potevano mettere diversamente, però subendo l'avversario io mi sono fatto quest'idea. Innanzitutto i 13 gol presi nella ripresa dimostrano che noi nella ripresa scendiamo sempre. Adesso i motivi quali sono? I motivi sono chiarissimi, ma molto chiari. Perché se noi il campionato si svolgeva solo nel primo tempo, noi oggi eravamo primi in classifica, sì, primi in classifica sì. Con 20 punti. Nel secondo tempo abbiamo preso 3 punti, quindi zona retrocessione piena. Questi sono i numeri. Ma perché? Qualcuno si domanda. Il perché è presto detto.
Se noi abbiamo due centrocampisti bravissimi come De Grazia e Spighi che fanno la fase offensiva e non la fase poco, la fase difensiva, poco l'interdizione, beh, di insomma, conseguenza. Spighi, forse De Grazia meno, ma Spighi mi sembra che sia abbastanza presente anche in quando interdizione. C'è un giocatore come Proietti, come c'era a suo tempo Amadio. Bisogna avere un centrocampista che faccia interdizione fisicamente, che ha dei numeri molto importanti, come ce l'avevamo allora con Coletti, come avevamo il motorino Cenciarelli. E queste sono le conseguenze, perché... Ma lo scorso anno dicevi le stesse cose. Sì, ma benissimo, il momento in cui la squadra attacca, abbiamo fatto vedere che mettiamo sotto tutte le squadre, perché siamo andati in vantaggio. Tutte le partite siamo andati quasi in vantaggio, di conseguenza o non subiamo, fino a quando effettivamente fisicamente siamo in condizione. Però io dico che questi sono i numeri, diciamo, importanti, che fanno capire, più che a livello mentale, io dico a livello fisico, sprechiamo troppe energie quando possiamo far viaggiare la palla meglio e cercare eventualmente di vedere cosa gli avversari vogliono fare. Quello che gli avversari fanno nei nostri confronti, si difendono, ci fanno stancare e poi nel secondo tempo ci affondano, e tutte le partite sono identiche, quasi identiche. Quindi è una questione tattica, una questione secondo tecnica me, e tattica, sì, per te, sì. Più che fisica. Prima si faceva il 4-3-3, sì. Di conseguenza lasciavamo degli spazi agli avversari dopo che avevamo fatto la nostra gara. Poi ci siamo resi conto che effettivamente mettendo un 5-3-2, un 3-5-2, noi affondiamo un po' di più con i due centrocampisti, però lasciamo solo o Proietti o lasciavamo a suo tempo Ranieri. Di conseguenza, possibile che questa squadra, nessuno si è reso conto che noi abbiamo una squadra, una delle squadre più forti del campionato? Questo lo dimostra il campionato, perché se la Fermana è prima e noi l'abbiamo... Diciamo, il secondo tempo siamo stati più presuntuosi forse di altre partite, basta cercare di correggere in alcune situazioni. Non possiamo prendercela con Piccioni quando i due centrocampisti Spighi e De Grazia vanno e non danno le inventive a un centravanti che ha bisogno di palle continue. Quando ci accorgiamo che è troppo tardi, che stavamo perdendo la partita, allora siamo tornati di nuovo ad attaccare, perché l'avversario si stava accontentando. Di conseguenza abbiamo di nuovo segnato. Il momento in cui abbiamo segnato, a pochi minuti alla fine rischiavamo di prendere il terzo gol. O ve lo ricordate, la partita l'avete vista. Di conseguenza queste sono le mie valutazioni. In una squadra che basta intervenire in alcune situazioni tattiche. Ma intervenire in corsa o intervenire dall'inizio? Perché no, io dico, adesso se tu mi parli sarà di situazione difficile. Tecnica e tattica, no, più che mentale. No, io imposterei. Secondo me è quasi più, sì, mentale, però, e fisica. Però se che io tecnica bacio, e tattica. Sì, però se io bacio Terracino, ho Piccioni, due punte, gioco in casa, non è che mi devo difendere, sia ben chiaro. Però se Spighi, invece di affondare sulla fascia destra, mi incomincia a dare la palla al player, il player mi lancia l'attaccante. Se De Grazia, giustamente, quando gli va bene, ha fatto gol, perché si trovava addirittura al posto di Baci Terracino in fase d'attacco. Di conseguenza, se danno la palla in una condizione un po' prima, quasi di prima, sicuramente noi a centrocampo rimaniamo coperti e vediamo che cosa. Quindi vuol... più copertura, più, più una copertura, questione tattica. Ma l'abbiamo te. Visto anche a Fermo. Però fra primo e secondo tempo, cioè io non vedrei la differenza nei due tempi, no? Perché questa è una squadra che, giocando, come dici tu, con qualche limite di natura tattica e tecnica nell'utilizzo degli uomini, il gol lo puoi prendere anche nel primo, sì, tempo. Ma, se noi... ma perché li prendi sempre allora, nel secondo? Noi siamo, diciamo, i numeri parlano chiaro. Noi abbiamo fatto giocare un giocatore, no? Per la bellezza di 4 partite e mezza. Voi no. Vi dite chi è? Esatto. È Zecca. Zecca ha giocato come minutaggio 11 gare e una di Coppa Italia, sommando i minuti che è entrato, sono 4 partite e mezza. Ha fatto 3 gol. Il gol sul rigore dipende da lui con Ravenna. L'occasione del pareggio a Fermo, Zecca.
Ieri ha fatto il gol, diciamo, ha fatto fare il gol a Barbuti, sì, e noi lo teniamo in panchina. Queste sono le situazioni che bisogna chiarire. Le sì, dobbiamo però secondo chiarire. Me, Tony, il problema, probabilmente pongo male io la domanda, però sì, secondo me il problema, adesso al di là della tua disposizione tattica che è rispettabilissima, vedo che si sposa poco bene col fatto che si prenda sempre gol nel secondo tempo. Perché secondo me tu la squadra la puoi anche mettere meglio in campo di come stiamo. Sì. Ma questo non vuol dire si giustifica il gol nella ripresa. Ma io non dico, proviamo a fare una partita e facciamo viaggiare la palla e non la persona fisica. Proviamolo e vediamo se il secondo tempo reggiamo i 90 minuti. Mentalmente cambiarla la squadra. Secondo me, nel senso che io cercherei di giocare più la palla dei due centrocampisti che... sono, se vediamo, è uno è un trequartista e l'altro è un ex ala, quindi non sono centrocampisti veri. Di conseguenza, se noi cerchiamo di far viaggiare la palla e correre meno loro, dureremo i 90 minuti tranquillamente per giocare la partita anche al secondo tempo. Prima questa è la mia valutazione. Sì, eh? Certo, infatti voglio ascoltare anche le altre, perché prima della trasmissione, parlando di questo, con questo, di questo argomento con Federico, Federico in generale diceva, non parlando del Teramo che conosce poco, dice, però in generale dice, sai, nello sport si parla anche spesso di braccino corto, no? Sì, quasi sì, a voler dire il timore di vincere, sì, la paura di farcela. Secondo te incide anche questo? Io ne sono convinto, nel senso che ho avuto la fortuna di sempre nei dilettanti di giocare con ragazzi di personalità che sapevano gestire i tempi della partita. Sono convinto che anche a Teramo a questo punto, secondo me, c'è un problema sicuro di mancanza magari di personalità, di saper gestire quei momenti più difficili. Ripeto, la paura di vincere esiste. Io sono in parte d'accordo col mister, però c'è anche un altro aspetto. Io sono convinto che una squadra dopo 10 partite un equilibrio deve averlo trovato. Una squadra dopo 10 partite sa qual è il momento in cui soffre e deve sapere anche come affrontare quel momento. Se io prendo 13 gol sempre nel secondo tempo, qualcosa nell'equilibrio dello spogliatoio e della squadra a mio avviso deve mancare per forza. Ed è quello che provavo a dire anch'io nel servizio. Per esempio, Adelino, sostenevo una possibile tesi secondo la quale siamo una squadra giovanissima, molto giovane, forse troppo giovane, no? Considerando per esempio anche il rigore di Piacentini ieri, fallo più o meno marcato, ma sicuramente evitabilissimo, no? Che un giocatore esperto probabilmente non avrebbe commesso. Allora chiedo, incide secondo te anche questo, che si ricollega un po' a quello che diceva Federico, sì, perché sì, essere giovani può anche voler dire governare male la partita. Ma sicuramente incide anche questo, perché una squadra giovane è una squadra che, soprattutto come diceva prima Tonino, è una squadra portata a giocare. Portare a giocare fin quando deve giocare o creare riesce a farlo. Nel momento in cui poi bisogna contrastare, tenere la palla, farla girare, passare quei momenti critici, eccetera, ha delle difficoltà perché è anche molto giovane e non ha anche grandi centrocampisti come ruolo, anche questo. Intendi come interdittori o come soprattutto giocatori? Soprattutto come interdittori, perché come giocatori, ce l'abbiamo come qualità, sì, la qualità ma ce l'abbiamo quando dobbiamo, anche tanta, quando direi, dobbiamo andare. Sì, questo è vero. Questo, il problema è nel momento in cui devi tenere. Ieri per esempio sul secondo gol, io non ero allo stadio ieri ma l'ho rivisto, c'è anche quello lì, si è girato sul fondo, c'erano 6-7 sì, eravamo in bambola. C'è praticamente fermi, statuine, sì, sì, questo vero, si è girato, una finta e tirato. C'è sì, lì, sì, è vero. Ragazzi, cioè, con tutto il rispetto, ma non può tirare, scoperto, non può girarsi, messo male, è vero, contropiede. Quindi anche lì è una situazione, anche lì sia tatticamente. 5 minuti in bambola siamo proprio, stati, quindi, dopo aver subito il rigore. Cioè, queste sono mancanze grosse e secondo me è chiaro che, come diceva anche Federico, sono 10 gare, però consideriamo che il primo allenatore ha avuto una parentesi, adesso è arrivato quest'altro e ha avuto 3-4 gare in una settimana poco più. E quindi tutta una serie di cose, non è potuto riuscire a lavorare sicuramente come vorrebbe, perché anche sentendo lui la sua intervista, lui ha parlato di assetto di ecco, squadra, anche come io quindi sono convinto mi che dà l'impressione quasi che sia, non lo ha detto, certo, non lo ha dichiarato,
Però parlare di assetto di squadra, perché è questo che mi ha detto, certo. Mi sembra quasi che possa più condividersi quello che dice Tonini. Anch'io credo che debba cambiare qualcosina, perché noi subiamo troppo. Adesso è capitato nei secondi tempi, perché la squadra calda. Però io sto pensando anche ad una cosa. Per esempio, a me spiace ieri per esempio, scusa, io non ero allo stadio, poi ho visto, ho sentito così. Poi vedremo quel anche Fiordaliso a sinistra, destro puro, sulla fascia, cioè anche lì molti non l'hanno capito, io non so, ma quel Vitale non è buono più a giocare a calcio. Non dirlo a me, io sono tifoso di Vitale. Scusa, un esterno di centrocampo, Mancini. Sono d'accordo. Cioè, vabbè che dobbiamo fare i minutaggi, vabbè, no, ma ragazzi, forse però in fase di copertura è addirittura un giocatore vero, no? Perciò dico, quando bisogna tenere palla, bisogna capito? Cioè, uscire da mi fai ascoltare anche Alfredo, perché io non so, Alfredo, che idea abbia su questo. Beh, la mia idea è intanto, in qualsiasi discorso in tal senso può essere giusto o sbagliato, intanto vorrei dire che il mister appena arrivato non per questo si è portato dietro qualcuno che curasse la preparazione atletica, perché sennò avremmo... Tutto quindi non escludi no, una condizione non è solo non quella. Certo. Io ricordo l'anno scorso che avevamo il problema inverso, che regalavamo i primi tempi agli avversari, poi al secondo tempo rincorrevamo. Allora, io vorrei analizzare solo le colpe di Maurizi di queste quattro partite di campionato che ha fatto, che in realtà ha totalizzato ben 10 punti. Cinque partite di 10 punti. Ha avuto il torto di aver vinto le prime tre partite, perché in giro sento dire che anche in altri salotti pare che queste partite le ha vinte Zichella, e quindi probabilmente... Non lo hai sentito, di sicuro. Non sto dicendo qua. Qua proprio no. No, eh. C'è qualche biecco trombone del pescarese oriundo sardo che fa zapping e quindi dice queste cose. Io vorrei dire una cosa, che secondo me, quindi analizzando queste quattro partite, la partita soprattutto di ieri, io ho commentato con chi vedo sempre la partita, siccome abbiamo sbloccato la partita dopo 4-5 minuti, mentalmente abbiamo creduto di aver vinto la partita lì. Come diceva il mister, poi abbiamo avuto delle occasioni per raddoppiare e purtroppo noi... Insomma, raga, ma se non segniamo troppo presto. Io vorrei cominciare tutte le partite 1-0. Il problema è che abbiamo creduto di giocare contro una squadra che aveva fatto fino a domenica scorsa due gol e la partita è vinta. Certo. Partita vinta invece non è, perché è vero che non c'entra niente, però questa è una squadra che l'anno scorso per 17-24esimi ha fatto i playoff, a cui qualcuno ha aggiunto, il presidente, un ex giocatore del Bari, non Panchinaro, Romizzi, è un altro pezzo da 90, sì. E all'Albino Leffe, se li togliamo, come dicono tutti, che il nuovo mister Maurizio non ha fatto nulla, se avessimo pareggiato le tre partite vinte avremmo un punto più dell'Albino Leffe. Quindi stiamo ragionando con un campionato così equilibrato. Sì, no. Crediamo di giocare con l'ultimo in classifica. In realtà ultimo in classifica non è, perché è vero, la BMF fa tre risultati e ci supera. Sì. Quindi dico, io penso che sia soprattutto una questione mentale. È una squadra che dopo otto anni non vincevamo tre partite di seguito. Di gioventù ce n'è tanta. Sì. Perché inutile che ce la prendiamo con Piccioni. Io sono il primo, non a dirle parolacce, però sono il primo. Però ieri non mi è piaciuto, come altre volte, la difesa, che è vero che ci sono Sangaidi e San Speranza, però poi il resto... No, ieri è andata malino. Ieri è andata malino. Io sono in ritardo con l'impegno pubblicitario. In due gare, da quello di Fermo, che praticamente nel momento in cui avevamo il vantaggio... È lì che abbiamo perso la partita. Abbiamo segnato, abbiamo avuto lo stesso contraccolpo psicologico, devo pensare. Poi, perché è lunga la cosa, raga. Io credo che per Maurizio sia difficile. Non è facile. Allora, il discorso che noi... Però devo andare in pubblicità, Tony. Tanto devo dire solo una cosa. Dai. Noi stiamo continuando a dire l'attacco. Ma le vediamo le classifiche? Noi siamo la terza squadra che ha preso più gol. È chiaro. È quello che sto dicendo. Quindi 20 gol l'ha presi la Virtus Vecomp, 15 gol le ha presi il Rimini e noi abbiamo preso 13 gol. Quindi vuol dire che c'è una mancanza di interdizione. Certo. O sbaglio? Ma no. Non sbaglio. Io la prima cosa che facevo quando facevo le squadre, compravo i mediani. Io sempre i mediani. La prima cosa, dopo mi dicevano catenacciare, ma io compravo i mediani. E i mediani mi hanno fatto vincere i campionati, signori miei.
E adesso noi andiamo in pubblicità e tanto per dire le cose così come emergono da Supergol, quindi senza peli sulla lingua, secondo Tonino Valbruni, non lo ha detto stasera ma lo ha detto a me più volte, quel Persia a fianco al giocatore pensante, in questo caso Proietti, mi viene da piangere a pensare Ranieri in panchina, però anche questo è un fatto, però quel Persia forse è il giocatore che più tra tutti i centrocampisti del Teramo ha le caratteristiche per andare a mordere l'avversario, quindi per supportare il lavoro della mente pensante. È questo quello che pensiamo noi. Pubblicità. Si parlava durante la pubblicità dell'importanza di avere gli under in campo. Ecco perché io all'inizio, importanza economica per le società. All'inizio, ricorderete, chi ci sta seguendo dall'inizio, abbiamo ricordato che probabilmente il calcio dal prossimo anno, non stiamo parlando chissà quanto, dal prossimo anno la C tornerà semi-pro. Se dovesse tornare semi-pro, molte volte la scelta sarà soltanto di natura tecnica per l'allenatore. Oggi molti allenatori, aziendalisti, giustamente aziendalisti dico io, guardano anche ad altro, e se Fiordaliso è un ragazzo del 99, sì, credo che possa anche portare dentro 1.500-1.800 euro nella sua prestazione. Stiamo parlando di un under importante, perché 99, raga, noi ci diciamo, ma è giusto, ma è importante, era un centrale, è importante per 1.600 euro, è importante. No, ce lo dobbiamo chiedere, ce lo dobbiamo chiedere. Però perché è poi sbagliato a monte, no? Ho capito, ragazzi, però il problema non è un problema di questa città, eh. Questo è il problema di questo calcio. No, è chiaro. È il calcio che purtroppo questi interrogativi si ricomincia a porre. L'ex allenatore del Teramo dichiarò, sbagliando, che avevamo un calciatore che sarebbe stato pronto a dicembre. Non è vero. Non sarebbe stato pronto a dicembre, tant'è che l'aveva fatto giocare, ma poi candidamente dietro le quinte affermò: ci sono gli under dei quali tener conto. Ma forse Zichella non parlava. Scusami, bisogna partire a monte, però, perché nasce intanto la regola, facciamo di correre le immagini, non è che ci interessi molto né rivederle né commentarle, ascoltando, no, ascoltiamo Federico. Questa è un aspetto che l'AIC ha combattuto in maniera importante con la federazione, perché il principio della norma degli under è quella di far crescere i giovani. Io oggi mi domando: dov'è la crescita di un giovane che io non cresco nel mio settore giovanile ma pago il doppio perché lo devo andare a prendere in tutte le squadre e quindi lo pago di più il cartellino? Quando l'AIC ha sollevato questa questione non era perché non voleva far giocare i ragazzi, ma pretendeva tutt'altro. Devi far giocare l'under, va benissimo, ma deve venire dal tuo settore giovanile e non un anno di settore giovanile nella tua società. 3, 4, 5, stabiliamolo. Allora c'era una crescita e io volevo tenermi quel ragazzo. Oggi cosa accade in Serie D? Prendo 10 ragazzi, finiscono il fuori quota e vanno a giocare in eccellenza. Stessa cosa accade nella Lega Pro. Se io devo far giocare i ragazzini perché mi servono i soldi e non la qualità, quando finisce il fuori quota... No, devo essere bravo a coniugare le due cose. È quasi impossibile. Però è quasi impossibile. Perché hai se ragione. Oggi, e io non conosco esattamente quanti ragazzi fa giocare il Teramo, ma se diventa un bancomat e non un modo di crescita, è finito il gioco. Ti chiedo, da fiduciario regionale dell'AIC, dell'Associazione Italiana Calciatori, il ritorno al semi-pro. Io ho una componente che temo per il ritorno al semi-pro. Sai qual è? La tua. In che termini? Nel senso che credo che se ci sarà chi proverà a ostacolare questo processo sarà proprio l'Associazione Italiana Calciatori. Allora, io oggi... è un messaggio che parte sbagliato a monte. Noi abbiamo vissuto l'ultima elezione federale, io ero lì come delegato Regione Abruzzo, e il messaggio che si vuol far passare è che l'AIC, a prescindere, dica no a tutto. No. L'AIC dice no, no a dico quelle cose... no al fatto che un professionista diventi semiprofessionista.
e quindi in qualche maniera verrebbe penalizzato il suo futuro fuori dal calcio. No, va ristrutturato tutto il calcio allora, perché oggi... Allora, ma questa cosa non vi piace? No, per un motivo. O mi chiedi di fare il professionista e avrò una pensione, se mi chiedi di fare il semiprofessionista come un giocatore di Serie D... E poi, ahimè, non ho nessun futuro garantito, dobbiamo metterci d'accordo. No, forse avrai dobbiamo un futuro garantito. Come? Un po' più in là. No, perché gli anni di pensione, purtroppo bisogna capire come struttureranno la riforma. Ma anche col... Però continuando così, Federico, non assolutamente si va avanti. Continuando così nascono questi processi, eh? Nascono i processi degli under che giocano e che fruttano soldi. Io credo che il problema... E i giocatori veri magari ce l'ha in panchina, cioè... Io credo il calcio che... è rovinato, eh? Sì, ma i problemi della Serie C, così come della Serie B, di cui poco si parla, troppo poco si parla, noi parliamo di fuoriquota, ma che ci sono squadre di Serie C iscritte e sono sprovviste di fideiussione, di tutto. Quando poi si arriva dopo 4 mesi che non hanno pagato i giocatori, li hanno fatti iscrivere e si scopre che la fideiussione è farlocca e quindi i giocatori non prendono soldi, i dirigenti o dipendenti non prendono soldi, ma li avete fatti iscrivere. Allora noi come AIC lì combattiamo. Oggi non si deve fare un favore a nessuno. Quando ti tesseri, ti iscrivi, perdonami, o hai le capacità, o la Serie C si può fare anche a 15 squadre, per l'amor di Dio, ma è inutile far scrivere società che dopo 3 mesi, 6 mesi... Siamo d'accordo. E non hai ripescato, e non hai ripescato. Su questo siamo d'accordo. Non hai ripescato piazze importanti. Poi, allora, guarda, succede che facendo la semiprova, le squadre di Serie B che falliscono tante volte, come Cesena, Bari e Avellino, vanno in Lega Pro, i campionati già finiscono prima di cominciare, perché li uccidono, come il Bari, 10.000 persone allo stadio, prima in classifica, il Cesena sta lì, l'Avellino sta lì, quindi non c'è più quella competizione, ma soprattutto quanti posti di lavoro mancheranno? Allora si dovrebbe fare una riforma un po' migliore, dicendo settori, rafforzare ragazzi, i settori giovanili. Io sono far giocare tre... convinto che fra le tante cose da fare questa sia la prima, il semipro, il ritorno al semipro. Non lo sto dicendo stasera o perché lo dice Gravina o perché oggi la Lega Pro ci sta pensando seriamente. Io queste cose le ho sostenute anche negli anni scorsi su altri canali, come idea mia. Sì, ma perché? Il semipro succede, ragazzi, che io giocatore... si parla di recuperi di crediti di imposta, no, ma io giocatore... da 5 ma a 600.000 euro l'anno. Sì, io giocatore ragazzi, io ho tesserato mio da 3 anni, giovanile, e le faccio giocare, questa è la valorizzazione. E su questo si può discutere, se vado a prendere in prestito... Io giocatore forte, vado a giocare in semipro, gli chiedo... i soldi che è la stessa contribuzione che oggi sto pagando. Cioè, no, perché, non credo. Sì. Non credo. Sì, ti ricordi Prisciandaro? Prisciandaro guadagnava 150 milioni un campionato ogni a vincere può anche costare il milione. 900, 800. Anche di, sì, 900. Sì, sì. Penso campionato 800. A vincere o provare a vincere, insomma, la squadra competitiva per fare il salto nel mondo professionistico. In C... un campionato a risparmiare costa 1,6 milioni, 1,5 milioni. Certo, a risparmiare, poi se ne spendono anche 5. Sono d'accordo. Allora mi devi spiegare perché Luigi Fresco della Virtus Camp, 600 persone allo stadio, impiegato statale, fa la Lega Pro. La Virtus Camp Verona fa la Lega Pro. Beh, questo quindi, è un bel mistero. Perché, posso dire una cosa? La squadra di Serie D spende 800.000 euro e non li spende, perché con 800.000 euro devi vincere il campionato. Esatto. E li trovi tutti tu con i tuoi sponsor. Una squadra di Lega Pro i soldi glieli dà la federazione. Hai i diritti TV, hai i contributi dei ragazzi, ridere, qualunque somma, qualunque somma, però. In più fare sponsor a Teramo è diverso da fare sponsor a una squadra di Serie D, immagino, per visibilità. Allora io devo credere che sicuramente c'è un impegno superiore, sicuramente c'è uno spreco, una spesa eccessiva, ma andiamo a fare anche bene i conti, questo è il discorso. Poi io dico, i soldi vanno anche ben spesi, perché anche una società che in un anno cambia 3-4 allenatori, ed è capitato anche a noi, se non sbaglio, sono 4 allenatori da pagare che non vanno lì di certo per 15-20 mila euro.
Allora, il calcio bisogna saperlo fare. Se lo sai fare, fai il professionista. Se non lo sai fare, fai il dilettante. Un tifoso, di fronte ad un tifoso, faccio un'inversione relativa di tendenza, però gli dico: senti, allora noi stiamo cercando di capire quanto giusto sia, senza nulla togliere alle bravure, alle qualità dei Fiordaliso, dei Mastrilli, di questi ragazzi giovani e bravi, che però magari giocano e non gioca il terzino ex Vitale, Pescara, vitale, 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 pur sapendo che noi con Vitale, in chiave tecnico-tattica, risolveremmo gran parte dei problemi. Il tifoso come la vive questa cosa? Allora, il tifoso la vede male perché il tifoso, siccome è abituato e vorrebbe sempre vincere, anche quando sa che alla fine al primo posto non può arrivare, sapere di avere. Tanti anni fa avevamo Di Nicola, no? Avevamo la Ferrari in panchina, ti ricordi, no? Come no? Avevamo la Ferrari in Era panchina come avere una e vedere la Ferrari. Così 500. disse. Se poi questa 500 che fai giocare, la fai giocare pure fuori ruolo, siamo veramente messi male. Niente, secondo me l'errore comunque che si è fatto negli anni, questo grazie anche ai tipi come Gravina, che hanno fatto incetta di consensi e voti, è quello di aver prodotto un sacco di squadre. Io mi ricordo quando eravamo ragazzi, c'erano tre gironi Serie C, no? A un Sì. certo punto eravamo arrivati a 5 gironi tra C1 e C2. Secondo me 60 squadre di C, che adesso non ne sono Mancava la 60. C3 e stiamo Ecco, a cavallo. sono tutte queste quantità di squadre che alla fine si mordono contro se Hanno stesse. inflazionato il E hanno mercato, in tutti i inflazionato il sensi. mercato perché È vero. spesso e volentieri, soprattutto al sud, squadre in campagna, uno vicino all'altro, Nocerina, Sì, tutte Cavese, cioè, volare, quindi Juve Stabia. rubano spettatori e quindi sponsor da tutte le parti. Quindi c'è un'inflazione di squadre, secondo me potrebbe arrestare anche per professionisti il campo il campionato di Serie C, ma dovrebbe essere drasticamente ridotto nei numeri. E quindi, Cosa vuole? no, e quindi torniamo al discorso 15 della situazione squadre, credo. calciatori. Cioè, se tu riduci, e loro dopo non lo vogliono fare, se tu riduci il numero di squadre professionisti in Serie C, significa che tu Riduce aumenti anche le no, manovalanze. e poi il resto va al dilettantismo e quindi ricomincia il solito discorso. E poi la pensione chi ce la paga? Troppa No, ma non è solo burocrazia, quello, Nello, io troppa sono, burocrazia no, nel stavo calcio. dicendo una Bisogna cosa, saperlo fare, non Federico che non stava si debba dicendo una cosa fare. importante, che noi stiamo facendo il minutaggio, che io condivido perché se la società deve continuare con problemi economici, ma scusa, ma non si può obbligare al tecnico che viene Fagioli, Mantini e Fratangelo. Frattangelo, titolari di questa squadra, non varrebbero lo stesso il minutaggio? Soprattutto se ci Non farebbero lo fossero, stesso il minutaggio? soprattutto se esistessero le condizioni Fagioli avanzate non da sta più. Se Federico poi lo diamo Speroni. al Pescara, Perciò dico, Fagioli se non noi lo ha diamo al Pescara, un ragazzo da valorizzare nostro. se il Pescara se lo prende, evidentemente ha visto delle qualità È su certo che sì, Fagioli. ma questo è Se bravo. Frattangelo facciamo giocare 5 minuti, 10 minuti, 20 minuti, proviamolo in pianta stabile per. Io voglio fare un'altra domanda, Sì. ma perché dobbiamo fare sempre la fortuna del Pescara? No? Anche questo. Abbiamo iniziato con la Cosa vecchia Padula, ormai. Ma guarda che sì, quest'anno abbiamo proseguito con Calore, con quest'anno Calore. hanno perso ieri. A dove come fa? Cioè, quella è Calore parava, No, hanno perso no? il delfino, No, il Delfino, e stanotte poi ho dormito poco perché mi sono chiuso in bagno e dopo ho riassicurato, quando ce l'avevo 12 anni, fa male pure qua, la sinistra, pensando, cioè, certo, 3-0, Però non meritava, no, vabbè, era una parentesi, non meritava perché meritava pure il non è quarto e il tifoso della quinto. Delfino In ogni modo, Walter, non primo meritava, tempo dai. Triestina 2 a Pordenone e Pordenone 1. Due volte in vantaggio la Triestina, perché era andata sull'1-0, uno pari, Vince la uno Triestina a due. Pordenone 2 a Quello di Questo è il Pescara che vuole parziale giocare il di lotto, può Pordenone. giocare solo Scusa, di Walter, Palermo. ma per non far passare un messaggio sbagliato, non è che Assolutamente. l'AIC è contrario alle modifiche strutturali. Il È il passaggio, sindacato no, dei calciatori, ascolta, c'è già questo ascoltami. stampo che Se, pesa, sì, ma capito? ecco, essere prevenuti e se No, no, davvero ti questo no, potrei, no, potrei raccontarti mille aneddoti sulle mie litigate con Ortolano, Senti, no? io il Ma ci presidente Umberto divertiamo, no? Calcagno lo conosco Ecco. così tanto bene ed è un ragazzo perfetto che non posso che parlare bene anche di No, ma voi. ci Però mancherebbe, ma indubbiamente siete visti un sì, po' così. ma io oggi ti faccio una domanda. Se domani facciamo una riforma del genere,
Noi siamo passati col caso Parma, no? Che ci avevano quanti? 200 giocatori tesserati? Sì. E dove li smaltivano quei giocatori? Svendendoli in tutte le categorie, dalle serie C, serie B e serie D. È finito il mercato. Perché se oggi una società di serie A e serie B ti dà il giocatore, tu non ti domandi neanche se ha le qualità per quella categoria, perché tanto ti aiuta a pagare lo stipendio. Di che parliamo? Il calcio è un'altra cosa, il calcio è meritocrazia. Se non è meritocrazia abbiamo sbagliato. Dovrebbe sport. E allora, però, se oggi mi dite riduciamo le squadre, abbiamo risolto il problema, andiamo al semiprofessionismo, non riduciamo niente. Io oggi mi domando perché non ci sono i giovani in Serie A? Perché i giocatori di qualità non li riusciamo a scoprire. Tranne se noi prendiamo. Ma fa giocare quelli del suo settore giovanile. Che fa giocare allora, i suoi. Sì, facciamo giocare i ragazzi che meritano, non quelli che ci hanno pagato. Allenare anche sabato mattina, la domenica mattina. Questo è un bel tema, ma Supergol è così. Noi torneremo al rigore dato non dato, al fallo subito non subito, al giallo dato non dato, adesso che i nostri tifosi giustamente diventeranno proprietari di Supergol stasera. Perché a me piace molto affrontare il calcio partendo proprio da questi assunti, cioè da tutto ciò che c'è dietro al calcio. E non è che siano tutte rose e fiori, no. Anzi, tutt'altro, tutt'altro. Abbiamo un nuovo impegno commerciale, sì, lo so. Eccoci, andiamo in pubblicità. Vorrei tanto dialogare con i nostri tifosi fino a tarda notte, però non scrivete più perché non siamo nella condizione di poterne più acquisire. Ci siamo fermati a 30 e lì continuano a scrivere. Grazie tante, davvero grazie per l'affetto che mostrate nei riguardi di Supergol, però non ne possiamo acquisire più, quindi non ve la prendete se continuate a scrivere e non vi leggeremo. Uno, due, ho scoperto che sono 35 anni che il presidente della Vecomp Verona è presidente e allenatore della Vecomp. Incredibile, questo deve essere un personaggio. Mi rivolgo a Giussi Cingoli che aveva previsto di partire. Presumo si gioca domenica, quindi venerdì, la prego di partire giovedì, di farsi un bel weekend a Verona, ma di rintracciarci questo grande personaggio del calcio, perché questo è un fenomeno, eh? No, un fenomeno. 36 anni di presidenza, allenatore presidente, è nato presidente, squadra poi professionistica, è subentrato come allenatore, è sempre a fare questo, merita una due giorni di dici che lui vuol fare opera sociale sul territorio. Sul territorio. Anche le persone prende tutti i ragazzi che non sfondano nel Chievo Verona, certo. Nella Virtus Verona e nel Verona, e se li prende lui perché sono giocatori che possono eventualmente posso dire una cosa, questo meriterebbe veramente una qualità, un servizio. È arrivato alla serie C, qualità. È arrivato in C. Ha una qualità e un difetto, non ha la patente, quindi la Maserati non la guida. Pure. Allora andiamo con i messaggi, voglio almeno una quindicina adesso, poi in una seconda tranche esauriamo quelli che abbiamo acquisito. Arcadia mio caro, anche quella di ieri è una gara che l'anno scorso avremmo perso, è vero, quest'anno c'è qualcosa di più, sarà il carisma di Maurizi, sarà buona sorte, non lo so. Per questo, se a gennaio si mette la mano pesantemente all'attacco, forse potremo pensare a qualcosa in più della salvezza. Pesantemente però vuol dire che ci vogliono i nomi. Basta dire che ci vogliono giovani sconosciuti e motivati. No, stavolta ci vogliono i nomi. Tu prova a mettere Infantino o Costantino o Nocciolini al posto di Piccioni che lo stiamo massacrando, lo dico io, e poi vedi. Questo dice Arcadia. Grazie Arcadia. Andiamo avanti. Ma come si fa a non far giocare Zecca, a far giocare Piccioni? Veramente sconcertante, senza parole. Tawa, che risale, che ogni tanto ritorna in auge. Ieri doppietta, sì, insisto nel dire, dice questo tifoso, che nelle condizioni attuali è ancora nettamente e migliore degli attuali attaccanti del Teramo. Ma ancora con il prossimo. Con una punta decente. Quando gli va bene, destro scuola Valbruni, anticalcio, dice questo qua, si firma così. Non fa niente. Con una punta, ieri era fermato, ha giocato un partito nel Rimini, molto meglio che con la gara vinta col Teramo. Con una punta decente anche il più grande allenatore, dilettantistico o catenacciaro del calcio, il mitico Valbruni, con questo Teramo riuscirebbe a fare bene. Abbiamo perso minimo 4 punti nelle ultime 2 giornate. La Fermana si è dimostrata ieri la vera squadra che è,
Catenaccio in ripartenza quando gli va bene. Destro, Scuola Valbruni, anticalcio. Vuoi rispondere, Tonino? Sì, sì. No, destro, Scuola Valbruni. Io rispondo, andatevi a vedere gli highlight di Rimini Fermana, per cortesia. Chi non l'ha fatto, andatevi a vedere. Io rispondo, innanzitutto hai detto una cosa giusta, io ho visto queste immagini e la Fermana poteva fare 4-5 gol. Sì, sono 0-0, ha dominato la partita. A parte questo, poi sì, voglio dire un'altra cosa, è inutile che mandiamo messaggi, Arcadia mandi messaggi, Infantino, Pasquale, eccetera. Noi eravamo forte, 0 gol, è andato l'anno dopo, capocannoniere. I mediani dove sono? Non è una questione di uomini, dice Valbruni. I mediani dove sono? Io non so, sono pazzo forse, sono uscito pazzo. Leggiamo, leggiamo i prossimi messaggi. Prossimi. La gente pensa che gli attaccanti arrivano e segnano. E tra una castagna e un bicchiere di vino in un ristorante della Valfino il giorno di San Martino. Che piacere conferire del diavolo col buon Aladino. Adesso ci devi dire. Questo mi ha detto, ma oggi non un sei alla partita, mi ha detto. Ma chi è questo? Non mi ricordo come si chiama, mi conosce perché mi ha salutato lui. Stava mangiando solo soletto lì a... questo agriturino, sono andato io con la mia famiglia, mi ha detto come non stai alla partita? No, sto vedendo come purtroppo oggi ho questo impegno, io ti facevo già l'ama. Ancora, ancora con il prossimo. Un saluto a tutti, chiedo a mister Tonino se, togliendo uno tra Speranza e Caidi, affiancandogli un difensore più veloce e grintoso, pensa come me, dice lui, risolveremo la metà dei nostri problemi. Quindi lui addirittura escluderebbe uno dei due centrali storici del Teramo. Un saluto al lugubre della città presente in curva ieri, non so chi sia, c'era un lugubre presente in curva. Tonino, ti chiede... Ma io, Speranza e Caidi innanzitutto sono diciamo storici. Evidentemente che abbiamo preso un ragazzo che logicamente può avere delle difficoltà, però se a fianco a Caidi e Speranza dobbiamo mettere gli esterni al posto loro, se poi mettiamo un destro a sinistra, la cosa cambia. Allora è meglio torniamo cercare al discorso di prima, eventualmente di mettere, avevamo sinistra, Di Matteo con Caidi e Speranza, siamo andati in Serie B. Beh. Ancora, ancora prossimo messaggio. Ancora. Andiamo. Sono indignata delle condizioni igienico-sanitarie dei bagni dello stadio. Ieri mi sono sfogata, quindi è una donna che scrive, con il tifoso presente in trasmissione, che è lui, che è sicuramente il tifoso Alfredo. Ma non è possibile andare allo stadio, pagare il biglietto e beccarsi anche qualche malattia. Invece, per i bimbi e gli anziani, che sono più deboli, li facciamo fare la pipì addosso. Vergogna. Attenzione, questo è un messaggio scritto con molta veemenza da parte di una signora che ieri era allo stadio. Delle immagini, e ha parlato, e ha parlato però con lui, ma io per questo sono rientrato, perché voglio... E ha parlato con me e mi sono vergognato. Naturalmente, siccome io quello che penso lo dico sempre, chi si dovrebbe vergognare è quel signore che ogni anno dice che ci rimette 60.000 euro. Anzi, vorrei cogliere l'occasione, vergogna su vergogna, visto la vergogna di ieri, l'ennesima vergogna delle forze dell'ordine, che ieri per motivi di ordine pubblico, tre tifosi dell'Albino Leffe, uno pesava 32 kg, secondo me non ha finito a fare la gradinata, è morto, abbiamo tardato l'uscita dallo stadio, e quindi vorrei chiedere pubblicamente se lasciano passare la prossima partita in casa, se non eccedo i motivi di ordine pubblico, mi presento con una, come feci qualche anno fa con la lampadina del bagno, mi presento con un bel pacco di carta igienica e prima della partita, un impegno mio, non mi deve pagare nessuno, vado a tutti i bagni dello stadio, visto che questo signore non si può permettere il lusso né di spolverare i seggiolini dello stadio e tantomeno di mettere una carta igienica dove meriterebbe essere messa. Lo faccio io, l'importante è che mi fanno passare lì ai tondini, perché è veramente vergognoso, perché tutti quanti ci lecchiamo i baffi che abbiamo uno stadio all'avanguardia di qua di là, abbiamo uno stadio che fa schifo, sia come manterboso, sia come manutenzione, seggiolini che sono orrendi, e anche per chi deve andare purtroppo al bagno, e qui stiamo parlando non da parte mia, perché io me lo sono ripromesso, se mi scappa la faccio fuori, lì al muro. Però ecco, ci sta pure chi è più educato di me e meriterebbe... Farlo al bagno. Ancora messaggi, non pubblicità, nel resto. Ma ogni tanto qualche ospite del Teramo Calcio, a parte la dirigenza, lo ripeto ancora,
forse lei non segue con molta assiduità, gli ospiti di governo della società. Siamo 45 o 50 televisioni che seguono il Teramo, manco fosse il Real Madrid, ma è così, e quindi hanno deciso quest'estate che gira un ospite per ciascuna trasmissione. Ma posso dire, questo è... Posso dire una cosa, Walter? Lo dica al Teramo Calcio. A prescindere dalle televisioni, che possono essere tante o poche, no? Ma il problema è, carissima società, ma se questi giocatori li abbiamo tolti da Teramo perché li facciamo dormire a Roseto, no? Ok, non va bene, però facciamo... Li vogliamo far andare in televisione? Almeno il lunedì, no? Quante televisioni sono? Cinque? Cinque giocatori fanno il giro delle chiese quando stai ai sepolcri, no? Li facciamo girare, cioè ognuno, ogni trasmissione si prende perché ti il piace suo giocatore di e perché almeno lo conosciamo. Perché mentre prima li vediamo per il corso. Poi e il corso, parlavamo. A parte grazie a Brucchi, il corso non si può passare neanche chi, va buono. Però diciamo, quindi Brucchi l'abbiamo debellato, no? Anzi, saluto il nuovo sindaco che è simpatico e saluto il nuovo sindaco che è presente sempre allo stadio anche in periodo di non elezione. Anche Brucchi è presente anche ieri c'era. Ormai ieri dopo lo Sparborg. No, così. C'era anche ieri. Quando si chiude la caccia siamo presenti a sparare. No, anche ieri c'era. Sì, ma ormai la caccia è chiusa. Filippo mette ormai la caccia è chiusa. Esatto. Ormai la caccia è chiusa. Saluto il presidente e il sindaco attuale, che invece in periodi di non elezione era fermo e ieri era presente allo stadio. E mi piace perché c'è una faccia pure simpatica. Ok, vabbè. Non ricordo perché ti ho dato il microfono, però se l'hai preso un motivo ci sarà stato. No, per i giocatori che non girano. Ragazzi, i giocatori ci avete ragione, facciamo la crociata contro il Teramo, che vi devo dire? Cambiamo questa regola, cambiamola. Scusami Simona, la gente, i tifosi del Teramo che seguono le trasmissioni sportive, chi qua, chi là, vogliono facce di giocatori in studio. Premesso che a me proprio non mi passa manco per l'anticamera del cervello, ma sarei felicissimo di accontentare l'utenza, lavoro per questo. E quindi se il Teramo cambia atteggiamento, se Campitelli in primis comprende che questi tifosi o una gran parte di tifosi vorrebbe poter sentire la voce di Lewandowski e sapere se ha imparato a parlare bene l'italiano o se lo parla poco bene, ecco, è un caso, no, che vada in una trasmissione, si sieda, poi magari sta l'abilità del giornalista, tirar fuori qualcosa in più e avvicinare i rosetani calciatori del Teramo ai teramani calciatori di Teramo. Perché sta storia di Roseto, che abbiamo tirato fuori da qua, che abbiamo tirato fuori da Supergol, è una storia che comincia a pesare un po' a questa città, che con il calcio viveva nella quotidianità della settimana e che adesso l'abbiamo persa. Altra brutta storia. Hai detto cose giuste, perché lo spettatore deve conoscere il giocatore a fondo, che si potrebbe creare una simpatia in più anche allo stadio. Io per esempio avere Piccioni mai qua stasera mica l'avremmo massacrato. Mi hai rubato cioè, quello che volevo dire, cioè, perché avremmo saputo qualcosa in più oggi, incontrare Piccioni poco. Oggi incontrare Piccioni in trasmissione, ma addirittura pure per strada, per il corso a terra, certo, anche da parte di quei tifosi che ieri l'hanno contestato, forse qualche chiarimento in più, certo, si potrebbe trovare per, invece così non si trova nulla, anzi si aumenta l'astio, sì. Perché tutti quanti mo stanno aspettando, siccome Piccioni risposto, sta aspettando fra due partite perché gli deve dare il resto, capito? E non è così. Però ogni ok, cose che vengono dal popolo. Ancora messaggi a discapito dei soliti leoni da tastiera, vergognatevi, scrive Silvano. Io mi firmo, bravo, perché mi sono rotto i bip di tante cose. Come si pretende il pagamento del biglietto per vedere questi spettacoli indecenti? Pretendo che i servizi allo stadio non sembrino peggio di latrine. Vergogna, voi attori dalla testa in giù tornate coi piedi per terra, nulla vi ha insegnato il passato. Grazie Silvano per i contenuti del tuo messaggio. Ne leggiamo ancora 4-5, poi andiamo in pubblicità. Faccio i complimenti alla tribuna che, oltre a fischiare i ragazzi della curva, fischiano anche i nostri giocatori. Piccioni ha fatto bene, no, ha fatto male a rispondere a gente che non paga il biglietto
pronta sempre a puntare in dito al primo sbaglio. No, il professionista è professionista anche in questo. Mi spiace se non si eccede nelle in atteggiamenti sbagliati, il professionista si sta zitto e si prende anche gli improperi ingiusti che magari potessero piovere dagli spalti, altrimenti non è un professionista. Io la penso così da sempre. No, questo ancora, sì. Vero? Sì. Per parlare di qualcosa in genere si deve avere un'esperienza diretta. Vorrei sapere se il signor Walter Cori domanda a Valbruni, se Piccioni lo scorso anno ha segnato 12 reti, questa è più o meno la domanda, o è perché a Sant'Arcangelo la palla scotta di meno di una piazza come Teramo? Ecco, questa è una bella domanda. Perché la società non comincia a prendere attaccanti che hanno giocato in piazze importanti? Una maglia della squadra facendo campione, probabilmente nel caricare questo messaggio c'è stato qualcosa, ma là che non è andato. Però l'unica cosa sicura è che il senso della domanda è comunque chiaro, Valbruni, no? Niente, c'era... Cioè, Teramo brucia, Sant'Arcangelo no. Ma noi abbiamo preso, dopo la Padula e Donnarumma, 14 attaccanti. Quindi ditemi voi se qualcuno si è esaltato più di Piccioni. Evidentemente a Sant'Arcangelo c'era un certo Sirignano, che vediamo domenica con la Virtus Campo, come fa giostrare la squadra per gli attaccanti. Io ripeterò all'infinito, e non mi vergogno di dirlo, con un buon mediano e un Costantino in più, noi saremo dai primi 5 posti. Prima ho detto 10 e ci siamo, perché noi siamo decimi. Sì. Io ho detto con questi due, un buon mediano, eccetera. Anzi, non ci metto un esterno mancino forte. Eh no, perché sennò poi vince. Perché dopo economicamente finisce il minutaggio. Noi i primi 5, vedendo 11 partite abbiamo visto. Il Teramo non l'ha messo sotto. Non credo che... Ferralpi, che forse sbagliamo la partita, perché già si pensava di far fuori. Non credo che Costantino venga a Teramo, non ci credo. Ma io l'ho sentito. Io lo auspico, ma non ci credo. Si dice, ma non ci credo. Io l'ho allenato e lui... Quattro messaggi ancora, poi andiamo in pubblicità. Buonasera a tutti, Fabrizia. Accontentiamoci del punto, lo abbiamo detto, preso ieri perché abbiamo giocato dopo 10 minuti veramente male. Sempre Forza Teramo, un abbraccio all'unico numero 1 Antonio Valbruni. Ha ragione, io ieri ho visto il Teramo che ha giocato solo 10 minuti, poi zero. Secondo il mister, il calo a cosa è dovuto? Lo abbiamo detto, Fabrizia, o abbiamo provato a dirle, forse l'hai scritto prima ancora che iniziasse Super Gol. Ancora un terzultimo solito saggio Valbruni, a cui darei la panchina del Teramo di Agenore. Parliamoci chiaro, è finita la botta del lato C di Agenore, siete in fascia protetta. Ok, grazie. La maggior parte sono gol da calci da fermo che c'entrano Spighi e De Grazia che non coprono Tonino. Il problema è mentale, non siamo concentrati 90 minuti, la maggior parte sono dei gol da calci da fermo, ma insomma quello di ieri, il secondo no, che c'entrano Spighi e De Grazia che non coprono, il problema è mentale, eccetera, eccetera. Credo che sia anche qui. No, ma io non sto dicendo dei gol presi, io ho detto soltanto che per raggiungere i 90 minuti... Sei stato chiaro, però è giusto che loro dicano la sì, loro. Sì, ma per ancora, per 90 minuti... Ancora un altro o due che vorrei leggere prima della pubblicità, attenzione... Far giocare Proietti non garantisce un equilibrio a centrocampo in fase di copertura, lo sappiamo. Ma cioè, che vogliamo discutere Proietti? No. Ranieri, viceversa, dà maggiori certezze da questo punto di vista. Abbiamo aspramente criticato Condò, ma Piccioni cosa c'entra con il calcio? Scusatemi, fatemi dire una cosa. Non parliamo a difesa di Condò, A difesa di Proietti. A difesa di Proietti, sì. Se qui discutiamo Proietti, io mi ritiro. Che ci vogliono gli uomini giusti vicino a lui. Quindi, che ci voglia qualcuno a fianco, quindi, sì. Ma se noi dobbiamo, se noi dobbiamo relegare perché c'è un signor giocatore che è Ranieri, Proietti a fargli da secondo, mi ritiro. No, Proietti, Zetoc, detto a Teramo. Allora, ci fermiamo, abbiamo l'ultimo impegno pubblicitario, un atto inconsulto da... fare in studio e poi la lavagna di Tonino Valbruni e le conclusioni, quindi c'è ancora tempo. Molti messaggi che non saranno letti, sono andati a vederli in regia, qualcuno
molto significativo, chiede scusa a Piccioni per alcune frasi irriguardose che gli sono state rivolte all'uscita, non dallo stadio, durante il cambio. Ci sono molte considerazioni legate al fatto che questa squadra, giovane sì, però vogliono anche i giocatori, i tifosi. Questo è il tenore di tutti quelli che hanno continuato a scrivere, ne saranno altri 15 almeno. Vi leggiamo invece quelli che avevamo già acquisito prima, perché ho promesso che l'avrei fatto e lo faccio. Ancora quindi con i messaggi, Simone, andiamo sperando che non siano lunghissimi. Ancora non riesco a farmi una ragione perché non giochi Zecca dal primo minuto. Il palo in campo sarebbe Piccioni, che compromette anche la prestazione di Terracino. Per Valbruni, per favore, non continuare a difendere quello scarsone. Buona serata a tutti. Piccioni sta per battere il record di Condò. Ancora, ma in una difesa che subisce spesso l'avversario, possibile che non trovino spazio elementi esperti come Ferretti e Vitale? Quindi i giocatori ci sarebbero, dice questo tifoso, perché no? Ok. E ancora una domanda, ma Piccioni ha nel contratto una clausola che deve giocare tot partite, perché se è così aspetto con ansia il raggiungimento del traguardo. Prendiamo tanti gol, ma se giochiamo sempre in 10 ci sta. Barbuti in 15 minuti ha toccato più palloni di Piccioni in 10 gare, il bello del calcio. Barbuti lo avremmo massacrato, non televisivamente parlando, sportivamente parlando, fino a ieri. Adesso diventa oggetto del desiderio. Del desiderio. Ancora, buonasera, concordo con Valbruni, mi sembra che giocassero per la prima volta. Manca personalità, autostima, a centrocampo manca un Amadio, dice lui. Valbruni non dice questo, Valbruni dice che manca un mediano, che non era Amadio, che è stato un ottimo interdittore. Non è vero, non credo. Non è vero. L'Albino Leffe arrivava nella nostra area troppe volte, questo è vero, con molta facilità, scrive Leonardo. Ok, grazie Leonardo, non condividiamo, ma grazie ovviamente. Ancora, dalla tribuna di Teramo sono arrivati insulti di ogni genere e sorta, anche contro Mirtai e Donnarumma, senza dimenticare gli epiteti, anche durante gli allenamenti, per i colored Gondò e Varash. Non è che Piccioni sia un fenomeno, ma c'è modo e modo di parlare e di comportarsi, soprattutto se si ripete costantemente di essere migliori di quei ragazzacci della curva, fra virgolette ragazzacci, bravo. Solo dalla curva sostengono in maniera aperta la maglia e chi momentaneamente la indossa. Ok, grazie ancora. Schiavoni al posto di Tommasi, caspita. No, io invece credo che qualcuno scrivesse Schiavoni al posto di un giocatore del Teramo. Al posto di Piccioni. Quei tempi era meglio. Okay. Beh, Schiavoni ha fatto di gol e ne ha fatti, di campionati. Era pure molto veloce. Ancora 5, un saluto, un abbraccio a Federico, Vincenzo, la Piccirella, Forza Teramo. Ti saluta Vincenzo, Federico. Perciò Ranieri deve giocare per Alfredo Napolitani, il preparatore atletico dello stesso dell'anno scorso, quello portato da Asta, che pareggia sempre, e Zichella. È rimasto anche quest'anno, ecco perché abbiamo il problema di un tempo sì e un tempo no, è dall'anno scorso che facciamo così, un tempo sì e un tempo no. Oppure il contrario. Grazie, però c'è anche un altro preparatore da poco che supporta. Walter Ranieri no, non può fare quello che deve fare per aiutare Proietti. E chi l'ha detto, infatti? E Spighi, se te lo ricordi, giocarono insieme fino alla prossima partita di Rimini, prima che Proietti si faceva cacciare dall'arbitro. E non mi dite prima che non facevamo una vittoria, grazie. Grazie, facevamo il 4-3. Non facevamo una vittoria, virgola. Grazie, facevamo il 4-3, perché con il 3-5-2 Ranieri, Proietti e Spighi non possono giocare, hanno insieme a Rimini, Proietti e Spighi e Ranieri quando c'era Zichella, lo stavano vincendo prima di subire l'espulsione di Proietti e il gol alla fine. Scusatemi, io ne ho letti troppi, avrò la testa confusa, non sono riuscito a tradurlo. Tu ci sei riuscito, che sei lucido? Ma io ancora sto fermo al 3-0 di ieri sera, quindi non riesco a ha fatto capire che a Rimini giocavano questi tre e poi vincendo, e quindi potrebbero seguire a giocare insieme. Io non dico che possono o non possono giocare insieme, io dico che Proietti è un titolare inamovibile perché è un giocatore di categoria superiore alla C, sicuramente. Punto. Poi che si trovino soluzioni, perché non si può prescindere da Proietti, altrimenti, cioè,
Ancora, due o tre ancora acquisiti, Simona, vero? Tre ancora, ok. Buonasera a tutti, Paolo, mi mancavi. Vorrei fare una domanda al signor, questo è l'ultimo? Penultimo, al signor Schiavoni. È giusto ripescare squadre che non vincono sul campo? Schiavoni ti chiede Paolo. E chi con merito vince sul campo facendosi il mazzo? Vedi Ascoli. Vabbè, sono due aspetti diversi. Chi vince sul campo non ha dubbi che deve salire. Il problema della giustizia sportiva non lo scopriamo oggi. Ed è un problema che a me mi ha fatto sorridere quello che ha detto Infantino, che è il presidente UEFA, al momento dell'elezione del nuovo presidente federale. Ha detto una frase bellissima, ha detto: non è possibile che solo in Italia la giustizia sportiva non si riesce a risolvere i propri problemi a casa sua. Quello dei ripescaggi, per rispondere all'utente, è esattamente la naturale conseguenza di un regolamento che non è in grado di autoregolare, di un sistema che non è in grado di autoregolamentarsi. Io dico in tutta serenità che quello che successe al nostro Teramo, purtroppo, finché non verrà modificata la giustizia sportiva, potrà serenamente riverificarsi. Io faccio sempre lo stesso esempio, Antonio Conte. Antonio Conte fu costretto a patteggiare, la scena tragicomica che hanno utilizzato anche vari comici. Finisce il processo della giustizia ordinaria, Antonio Conte è assolto. Il problema della giustizia sportiva è esattamente questo, che a volte ti costringono quasi con quella struttura a patteggiare per evitare il male maggiore. E non va bene. Scusami, ti faccio una domanda. Sì. Adesso mi farò tanti nemici perché oltre a tre quarti dell'Italia purtroppo ha un colore come quello dell'Ascoli. Ma voi come associazione calciatore, quindi il problema della giustizia sportiva, ma l'assegno di 700.000 euro di Buffon per la giustizia sportiva è normale oppure no? Assegno? È un assegnino che Buffon a qualche tabaccaio di Parma staccò per combattere. Sì, si torna sempre lì. Il capitano della nazionale. No. Lì è diverso. Cioè, è diverso. La giustizia sportiva è stata normale quello. No, non ma se ne è parlato più. Ma lì non confondete l'asso calciatori con la Federazione Italiana Gioco Calcio. L'asso calciatori è il sindacato dei calciatori. Che no, cosa? No, tu hai detto prima che il caso Teramo si può. Ascolta, caso Teramo si può ripetere, no? Certo. Ma lì il discorso, la domanda è un'altra. Se oggi qualunque persona all'interno della federazione scopre una violazione del codice, basta che fa con il proprio nome l'esposto alla procura federale, ne dà qualche prova in più e parte l'indagine. Io faccio sempre, non faccio mai confusione tra le dicerie e le cose che avvengono, giusto, possono essere questo provate. È giusto. Quindi oggi dico, Buffon, per l'amor di Dio, magari sarà anche vero, ma se non è successo nulla e nessuno ha avuto il coraggio o le capacità e la voglia di denunciarlo, io lo devo ritenere per forza di cose innocente, perché la Procura federale comunque, in maniera anche a volte molto aggressiva, guarda, io diciamo che ne faccio abbastanza di processi con la Procura federale, le indagini le fanno. Quindi oggi dico, si dicevano tante cose su Buffon e magari saranno anche vere, ma qualcuno ha denunciato? E non spetta l'asso calciatore. Io non voglio allungare, ma se invece di chiamarsi Albino Leffe, si chiamava Bari, secondo te il Bari faceva la Serie C o la Serie B? Ok, ma rientri sempre in quello che dico. Coraggio. Ma in quello perché siamo di solito, ieri il VAR, se non hanno dato il rigore al Milan ieri, con il VAR Mazzolini che ci è andato a fare, tanto ha visto che era rigore, no? Quello di Teramo era una passeggiata. Cioè, capito? Quindi... Allora, vabbè. Il tifoso è sempre no, libero. No, siccome ho visto scritto Ascoli, io quando vedo scritto Ascoli e Pescara, quando vedo Pescara, Ascoli a me mi sembra. Ricordato della nottata che è passata. Non trovare poi ti è uscito purtroppo si vede sempre lui. Uno, due, quanti ne ho? L'ultimo. Ok, è sempre Arcadia che apre e chiude. Grande Arcadia, grande. Mi auguro che a gennaio il presidente cacci un po' di soldini. A differenza degli ultimi anni, la squadra stavolta non va rivoluzionata, ma solo puntellata con qualche innesto. In pratica si tratta di trovare un attaccante migliore di Piccioni, che stasera è stato massacrato, povero Piccioni. Non dovrebbe essere difficile. Chiedo a Marco De Antonis se si fa da
che si è fatta tramite con la società per farci venire in studio, se vorrà, Gianmarco Piccioni. Perché io credo che il ragazzo deve comunicare con la città e magari anche sbloccarsi nella maniera più stupida possibile. Un gol, come ha fatto l'amico tuo ieri, va bene. Posso andare... Vorremmo chiuderci la trasmissione. Va bene. Credo che sia un bel momento. Tonino, è il tuo momento. Presentiamo la squadra del presidente allenatore da 35 anni, per il quale Giusi ha promesso che partirà mercoledì, dopodomani, per realizzare uno speciale su questo personaggio. Beh, questo è un personaggio. Vecomp Verona. Dipendente statale, 36 anni, allenatore e presidente. Quindi il massimo. Il sogno di tanti presidenti. Non sentirà mai. Esatto. Il sogno di tanti sogno presidenti. Non risentirà mai degli influssi del presidente lui. No. Quindi. Va bene, noi presentiamo. Questa è allenata da lui. E il Ferrar Pisalò ci stava sbattendo il muso perché ha pareggiato. 92. È una squadra che ha perso 4 gare in casa. Quindi 20 gol presi, 7 punti. Non dico che andiamo per vincere perché l'umiltà, bisogna sempre essere umili. Però ha vinto una sola gara in casa, tra parentesi, col Sud Tirol. Ha perso 4 partite con il Monza, quindi una squadra diciamo abbastanza forte. La Ternana, il Gianna Erminio e col Pesaro, quindi ha vinto col Sud Tirol. Però ha vinto anche una partita fuori casa a Renate, 7 punti. Quindi è una squadra che fa con il modulo, gioca con un 4-3-1-2. Quindi questa, il presidente, essendo un dipendente statale, cerca di prendere giocatori che scartano il Chievo Verona e il Verona stesso. Quindi importa un giocatore, diciamo, un portiere molto giovane, un 98, Giacomel, portiere che ha preso il posto al titolare, che è un albanese, Sbibi, e sta giocando lui. Quindi 3 in difesa, che sono un altro giovane, Danieli, che ha preso dal settore giovanile del Verona. Il centrale è un ganese, Nze, un ganese, che sono 7 anni che gioca con la Virtus Campo. Il terzino destro, diciamo a destra, gioca quel giocatore Maccarone, che ha preso diciamo dalla Virtus. Sono 4 anni che i 3 giocano assieme. Quest'altro, Rossi, 5 anni che giocano assieme, quindi giocano un po' a memoria, anche se hanno preso 20 gol. Apro una parentesi: il campo è stretto come il comunale nostro, una capienza che adesso l'hanno portata a 1500, però la tribuna, diciamo la rete di protezione, c'è solo un metro di distanza, quindi un campo molto molto un stretto. Catino, un vero catino. Poi giocano, diciamo, questi giocano, diciamo, a 4 dietro, scusa, sbaglio io, 3 4 1 2. Quindi a 4 a centrocampo, un altro giovane preso dal Chievo Verona, Danieli. Qui c'è quel giocatore che conosciamo benissimo, che giocava a Sant'Arcangelo. Quello che lanciava Piccioni. Tanti campionati in Serie B, giocatore tosto, un giocatore che gioca per tutta la partita sempre con lo stesso ritmo, anche se ha qualche anno. Però inizialmente non lo facevano giocare, però da quando è entrato lui si è visto domenica scorsa con la Ferrarpi che poteva chiudere la partita sull'1-0. Qui il nome, Tonino? Sirignano. Okay. Poi c'è qui Casalotto, che confermato l'anno scorso, è un centrocampista che ha un buon tiro. L'anno scorso ha fatto 8 reti, perché loro l'anno scorso hanno vinto il campionato di Serie D. Quindi sia lui, questo qua ultimamente però diciamo giocato col Mestre tanti anni. Di qua abbiamo la Padulli, che è un giocatore solo quasi omonimo del Mestre, che effettivamente hanno un buon centrocampo, però insomma 7 punti sono pochini, anche se hanno fatto chi è? Qualche partita. Questo è a sinistra. Poi ci hanno qui Momentè, non sta giocando, ve lo ricordate, 2008 sì, a Teramo, 2007-2008, 25 partite, 4 reti, ex Ancona.
sì, però vabbè, attualmente insomma, non sta giocando, ha preso una giornata di squalifica, non so se rientra, anche perché c'è un Grandolfo qui che sicuramente è nettamente superiore, perché ha fatto, giocato anche 4 partite in Serie A col Bari, quindi Grandolfo è un buon giocatore. E di qua abbiamo Denti, che è un attaccante, come i due attaccanti sono abbastanza pericolosi, specialmente quando giocano in casa. Ho visto diverse partite, scusami, molto sfortunate. Scusami, se ci dai il trequartista, manca il trequartista. Ah, scusa, manca il trequartista, abbiamo tatticamente dipinto la squadra. Sì, il trequartista è Manarin, che è qui, è un altro che spinge parecchio, è uno che ha un bel tiro pure dalla distanza, sicuramente c'ha un buon scambio con Grandolfo, e l'anno scorso ha fatto 12 reti in Serie D, quindi è una squadra che bisogna prenderla con le molle, perché nel campo loro, un campo stretto, hanno fatto soffrire la Ternana, perché non meritavano di perdere, hanno perso 1-0 colpendo anche un palo, e la domenica precedente col Pesaro è stata una partita tutta particolare in casa, dove hanno preso un gol dalla media distanza e hanno preso la bellezza di 3 pali, quindi andiamoci con i piedi di piombo, perché questa è una squadra scorbutica, una squadra che può darci fastidio. Io ve l'ho credo, presentato. Credo che, grazie Tonino, io credo che l'elemento forse che il Teramo dovrà temere di più è proprio il campo. Beh, il campo perché è piccolino. Perché è molto piccolo, è stretto. Insomma, lì ovviamente è molto più abituata, insomma, lì il vantaggio per la squadra di casa c'è. Non lo dicono i risultati per adesso, però no, poi il vantaggio c'è. C'è questo Onzel, il ganese, che è 5 tosto. Anni che gioca là. Sette anni il capitano. C'è un Onzel, con il nome passa, non si passa. No, la NZ, NZ. Hanno questo non si passa. Abbiamo Momentè che ha giocato anche con la Repubblica di Salò. Ormai che Salò Mussolini lo andava a guardare. Momentè. Cioè, mo penso, no, cioè. Beh, insomma, sì. Perso. Che ma poi hanno pareggiato mai in casa? Ma la volta no, questi hanno fatto. Non hanno mai pareggiato. No, no, perché noi siamo quelli della prima volta. Se non hanno mai pareggiato, datemi la firma, firmiamo. Bel pareggio, torniamo. Cioè, va bene. Tranquillissimo. Ti sta torniamo. Bene il fondicino? Sì, no. Sì. Anche perché torniamo, siamo tranquilli. Federico ha detto no, eh. No. Anche no, perché io mi fido del mister. No, lui. Anche perché abbiamo c'ha ragione, anche perché abbiamo fatto ben diversi pareggi, una delle squadre che ha pareggiato di più, la terza sì, squadra sì, che ha pareggiato di più, quindi abbiamo dei numeri a favore. E quindi ce lo potremmo anche prendere. Beh, questa è una, secondo il mio punto di vista, una squadra che perde 4 partite in casa. 3-5-3. Bisogna sì, cercare cioè, di se vincere. Tu zon... Ah, ecco, appunto, bisogna cercare di per vincere. Beh, se non giochi per vincere qui... Cioè, il bicchiere è mezzo pieno. Questi ieri hanno rischiato di vincere col Sud di Tirolo. Sì. Con la Ferrari Pisano, squadra costruita per vincere il campionato. Cioè noi stiamo facendo, come è giusto che sia, un processo al Teramo a Maurizi con la C maiuscola, minuscola. Ma il Ferrari Pisano, che era il 90esimo pareggiato, no? Cosa dovrebbe dire con tutti quei soldi? Sono che d'accordo, ha speso? Sono cioè, d'accordo. O no, cioè, anche perché loro hanno preso un gol domenica scorsa, identico quasi al nostro, tipo quello, chi? Quello della il, Virtus Vecom, nel senso come quello che ha preso la Juventus, nel senso questa è la porta, punizione laterale, questo crossa, mischia qui il portiere, entra la palla, tende il portiere, la blocca, la palla se ne riesce, 4 giocatori, insomma questa palla a un certo momento si vede dentro, l'arbitro invece di fischiare la punizione sul portiere dai lo concede. In porto non 93esimo. C'era, in porto non c'era Paoloni, no? No. Paoloni. Adalino, importante continuità di risultati o bisogna usare qualcosina in più in questa gara? Beh, la continuità dei risultati sicuramente è importante anche per far acquisire autostima, compattezza alla squadra. È chiaro che su, con le dovute, diciamo così, cautele, bisognerebbe provare a fare un risultato pieno per far sì che... Cioè su, secondo me, adesso è in un momento in cui il Teramo adesso può determinare il suo cammino, perché adesso abbiamo questa gara e poi abbiamo 2 gare in casa, mi pare. Sì. Mi pare, vero? Sì, ma dicevamo la stessa cosa prima. No, no, dico, perciò, ne abbiamo dico, tre qua. Qualche una... occasione, adesso capito? Abbiamo 2 qua. Quindi qualche occasione è, allora potrebbe essere importante, perché se effettivamente riusciamo a fare un buon risultato due, se portiamo a casa il risultato pieno, le altre 2 in casa potrebbe darci qualcosa anche io in più. Sono stavolta è chiaro che è importante fare con Alfredo. No, no, ma io sono d'accordo. Se tu adesso la continuità dici, ma tu 1-0-0, 1-1, sì, certo, te lo riporti?
No, no, la continuità è importante, è importante, importante sempre. Alfredo, che devi combinare adesso tu? Questa è una cosa che mi ero ripromesso dall'anno scorso. Addirittura, è lontana sta storia perché poi ci sono state delle dispute. Tu hai spiega. Tu hai lanciato, no, mentre vai, spiega. Tu hai lanciato anche dei sondaggi, delle cose. Io mi ero ripromesso che questo sondaggio era stato lanciato da me. Dal Walter Cori. Staffelli direbbe sorcore. Sorcore. Si era arrabbiato perché l'anno scorso questo signore qui che abbraccio è stato fautore del sondaggio pro Gondò. Stavo creando un fan club per Gondò. Quest'anno Gondò, nell'imminenza, subito dopo la sua festa, quella di tutti i morti, il 2 novembre, il 4 finalmente ha festeggiato con i crisantemi, ha fatto il gol. Partita, abiterbo. Mi ha ripromesso che appena il giocatore l'anno scorso è stato mandato via per far posto a Gondò, avrebbe superato Gondò, io questo signore gli avrei consegnato un capiro tutto teramano. Che si chiama? Quello pescarese ce l'ho ancora da consegnare. si chiama Tapigondo. Tapigondo che è meritato da Walter Cori, che non si arrende ancora all'età, si crede che ancora sia 18 anni, e calcisticamente ancora in città. Bene, Gondò, io ti ringrazio, ci manca... sei stato simpaticissimo. Come Tapigondo. Allora, questo da noi poi in qualche maniera farà oggetto di scenografia con noi. Per forza, Tapigondò. Anche perché ieri Tapigondò è bellissimo. No, ma Tapigondò. È bello perché Tapigondò ieri ha preso 5 gol. 1-5, sì. E non ha segnato. Ci sta che ha fatto pure meno peggio, ne ha presi 3. Sulla ruota di Palermo. Grande. E gli vorrei dire a suo signore, Ndundi, questo prima o poi te lo porto io. Il suo detto, Ndundi, che fai zapping tu, che vieni da Oristano e fai il pescarese. Non dico, prima o poi te lo porto di persona io. Bene. Ci vediamo. Grazie. Allora, grande. Abbiamo sforato, ma insomma ne valeva la pena, anche perché mi aveva promesso una sorpresa, sorpresa è stata. Io sono felicissimo di mostrarlo, è uno spettacolo. Ringrazio Simona Marziani in regia, Gilberto Marinozzi alle camere, ringrazio i nostri ospiti Tonino Valbruni, Federico Schiavoni, Adalino Di Marcantonio, Alfredo Napolitani. Mi scuso con tutti i tifosi che hanno scritto, non siamo riusciti a leggere, ma il tempo di Supergol è limitato, stasera addirittura è limitatissimo e sono riuscito a sforare, sforerà anche il nostro telegiornale delle 23. Scusa, anche perché dobbiamo tornare tutti a Roseto a dormire. Esatto. Grazie Alfredo, ci ritroveremo prestissimo con i giocatori che nel frattempo fanno i traslochi e rientrano in città. Li facciamo dormire con la roulotte qua fuori. Chiudiamo questa trasmissione con questo auspicio. Grazie a tutti, con Supergol a lunedì prossimo. Grazie.